Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto alla conclusione, ma Nicola sono i pali. Ma questo è un gol incredibile. Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova settimana e nuova puntata di Handball Talk, il podcast in cui parliamo insieme di pallamano. Io saluto sempre con grande piacere il mio compagno di viaggio Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben trovato e ciao a tutti. Oggi Gigi abbiamo con noi un allenatore di grandissima esperienza, un allenatore azzurro, e non solo, perché con me e con te condivide anche la cuffia da telecronista, e quindi è un grande piacere averlo con noi. Un saluto a Beppe Tedesco. Ciao Beppe. Ciao Matteo, ciao Gigi e ciao Beppe, quelli che ci ascoltano. Come stai innanzitutto? Beh, dopo il viaggio di ritorno, dopo la partita dell'Italia in Ungheria, in cui ho avuto modo di ragionare, cogitare, pensare, perché speravo meglio nella seconda partita, la prima partita mi aveva fatto dato qualche buona impressione, insomma ho avuto il modo per elaborare qualche pensiero e pensare che dobbiamo crescere. Sì, che idea ti sei fatto dopo queste due partite? Che siamo già subito entrati nel vivo. Bando alle ciance e ai convenevoli, due partite di qualificazione, due partite di playoff, erano due partite dal pronostico chiuso, questo lo sapevamo, nessuno credo si aspettasse una vittoria dell'Italia in Ungheria, un passaggio del turno, però magari ci sono stati dei momenti in entrambe le partite in cui abbiamo avuto l'impressione di un'Italia diciamo sotto quello che poteva dare, ecco, sotto le aspettative di un doppio confronto comunque così difficile. Allora, la mia idea, la mia verità, la verità è sempre individuale, no? È che noi venivamo da un periodo veramente, adesso tu sei più esperto e sai più le statistiche, in cui avevamo vinto pochissimo con la nazionale femminile, quindi battere il Kosovo è stata una liberazione e arrivare a questo playoff con l'Ungheria pure. È chiaro che già con l'Austria, dopo la prima volta col Kosovo, abbiamo visto delle problematiche evidenziarsi, e chiaramente più sali nel livello delle squadre, l'Ungheria è una delle 12 qualificate alle Olimpiadi, quindi chi sa di cosa parliamo nello sport, parliamo del top, dell'elite mondiale. E devo dire, noi scontiamo secondo me la difficoltà nel reperire i talenti, perché il movimento è ancora troppo povero dal punto di vista del numero delle giocatrici, e quindi non possiamo pretendere tantissimo. Abbiamo anche degli infortuni, abbiamo forse la migliore giocatrice italiana che gioca all'estero e non è disponibile in questo momento per la nazionale, e quindi abbiamo tanti alibi, tra virgolette, che non vorrei mai citare per allenatori, ma tanti scusanti per non avere la migliore formazione schierabile. Ma credo che con tutte queste cose che abbiamo detto, compreso l'apportatore del movimento, soprattutto la seconda partita ha dimostrato che bisogna trovare una mentalità diversa, probabilmente in qualche punto dell'organizzazione di questa squadra nazionale e in generale del nostro movimento, perché alcuni talenti ci sono troppo pochi, soprattutto hanno poca possibilità di allenarsi ad alto livello perché i competitor sono di basso livello, e quindi dobbiamo trovare qualcosa per entrare in un mood diverso. Gigi, tu che idea ti sei fatto anche alla luce dei ragionamenti, delle considerazioni che faceva Beppe? Guarda, Beppe parlava di una verità soggettiva, io credo che invece si possa parlare di una verità oggettiva, cioè credo si faccia proprio fatica a dire e pensare il contrario di quello che ha appena enunciato in modo chiaro, competente e consapevole Beppe poco fa. Credo che più che alibi, giustamente come sottolineava anche lo stesso Beppe, sono delle motivazioni, neanche delle giustificazioni. Le motivazioni sono quelle che sono state dette, cioè povertà numerica, le qualità che ci sono random, mettici anche che non c'è stata la possibilità di consolidare un gruppo. Ricordavamo i 500 giorni, quanti erano, Matteo? Li contammo tra l'ultima partita senza giocare, certo. Esatto, senza giocare, parliamo di
di anni in cui la nazionale femminile non è stata impegnata di fatto in competizioni internazionali che potevano in qualche modo migliorare la situazione, cementare un gruppo, creare un affiatamento, e quindi insomma sono tutte cose che poi nel momento in cui ti confronti con una delle top 5 formazioni e nazionali del mondo paghi un gap enorme, e chiunque entra della nazionale ungherese, anche le under 20 hanno delle motivazioni straordinarie e hanno le capacità per metterti in difficoltà, e quindi tu sei, affronti questa partita guardando di fatto il cronometro e aspettando che scocchi il 60esimo. Peppe, cambiando argomento ma non troppo, tu da quanto sei in pallamano? Ma io sono in pallamano da troppo tempo. No, troppo no. Perché sono ormai, se tu mi fai questa domanda mi fai pensare a quanti anni ho al di là della pallamano, e questo è una cosa che sempre dà fastidio, no? Però invece mi fa molto piacere aver vissuto questa mia passione, questa mia grande voglia di fare sport all'interno del mondo della pallamano, e con anche dei momenti che mi hanno esaltato, altri che mi hanno depresso, ma soprattutto ho potuto vivere dei sogni grazie alla pallamano, perché nella pallamano io sono entrato come giocatore al liceo, e stiamo parlando veramente degli ultimi anni 70, e dopo hanno visto che ero molto molto scarso a giocare, mancava l'allenatore, e hanno detto fai tu l'allenatore perché così riesci a fare meno danni. Però questa scelta fatta da altri per me, che in un certo primo momento mi sembrava penalizzante, alla fine mi ha dato la possibilità di essere da subito impegnato in questa carriera, e alla fine, visto che come giocatore veramente non potevo ambire neanche alla Serie A2, come invece so che qualcun altro sta facendo, io mi sono trovato a livello assoluto da allenare. Ho avuto la fortuna di essere a Bologna, che in quel momento era uno degli epicentri della pallamano, soprattutto per la formazione, perché il professor Francese, il professor Tosi erano gli anni che davano spinta a questo movimento. Sono stato prescelto per entrare nelle selezioni giovanili a dare una mano, e quindi ho avuto tantissima fortuna e ho potuto soprattutto rappresentare l'Italia ad altissimo livello, agli europei, ai mondiali, ai giochi del Mediterraneo. Una cosa straordinaria, io mi emoziono quando sento l'inno, e quindi puoi capire che questa, certo, è una cosa che mi ha fatto piacere e continuo a farla, e questa è una grandissima opportunità. Ecco, io ti ho fatto questa domanda perché tu l'hai fatto ancora meglio, volevo ripercorrere rapidamente, o meglio sottolineare il fatto, e ne parlavamo con Gigi a microfoni spenti prima di telefonarti, che tu insomma con tutta questa esperienza sei stato un po' onnipresente, un po' da trade union in vari momenti della pallamano italiana, momenti sicuramente di apice come quello dei mondiali, dei campionati europei, e altri momenti di apice che sono arrivati dopo, peraltro di cui tu sei stato protagonista con la vittoria dei campionati europei di seconda divisione a Tbilisi. E di giovani volevo parlare perché ne chiacchieravamo un paio di podcast fa con Marco Visintin, che capitano del Trieste, a Trieste ha vissuto gli anni, la parte finale degli anni d'oro della pallamano triestina, e la domanda che gli avevamo fatto, e abbiamo pensato di rifarla anche a te, è come i giovani di oggi, e tu l'hai visto anche con gli under 17 adesso, ma l'hai visto con i tuoi under 18, attualmente under 20, come i giovani di oggi approcciano la pallamano, e se è cambiato il modo di approcciare alla pallamano rispetto ai giovani del passato, e se in questo magari, non so, la globalizzazione può aver aiutato. Per un ragazzo oggi è forse più facile pensare di andare a giocare fuori dai confini nazionali rispetto a quello che era prima, pensare alla pallamano come qualcosa di professionistico rispetto al passato? È cambiata questo tipo di percezione? Allora, io voglio premettere che tocchi un argomento che in questo momento a me ferisce un pochettino, perché questa avventura con i millennials si è interrotta in maniera brusca, e quando non ce l'aspettavamo, e nessuno di noi voleva che finisse così, perché avevamo una grande voglia di far vedere che l'Italia della pallamano
può raggiungere dei livelli alti. Avevamo la grande chance di giocarci in europeo, magari prima in casa, ma anche se non in casa era una grandissima opportunità, e quindi tocchi un argomento che ci colpisce e io vorrei approfittarne per abbracciare idealmente i ragazzi che ci hanno accompagnato in questa avventura. Ci associamo. Poi, per quanto riguarda la tua domanda, io devo dire che ho vissuto momenti diversi, no? Perché diciamo c'è stato il momento in cui l'Italia, la pallamano era veramente in ascesa, e diciamo intorno alla fine degli anni 90, inizio 2000, e i giocatori non avevano, anche i giovani, non avevano tanta intenzione di giocare fuori, di andare a giocare fuori, perché avevano la sensazione che la pallamano stesse per esplodere. Avevamo una nazionale che comunque era competitiva, avevamo dei club che andavano in Europa e facevano anche risultati, avevano comunque un nome che si poteva esportare, avevamo gente che seguiva questo sport, e quindi credo che sì, ci sia stato un po' di paura dello sconosciuto, che adesso ce n'è di meno, perché questi ragazzi delle nuove generazioni sono più, come dicevi tu, globalizzati. Per loro vivere, andare un giorno a Valencia e l'altro giorno, il giorno dopo a Nizza, a fare il weekend, e niente, basta prendere un Ryanair qualsiasi, mentre prima non era così, quindi proprio la mentalità diversa. Ma adesso fatte le premesse che in Italia al momento, anche al maschile, dal punto di vista dell'organizzazione dei club, è un po' meno ricco di quello che era prima, per le opportunità che può offrire, devo dire che i ragazzi sono un altro livello, perché quelli che io ho conosciuto nell'ambito delle istituzioni nazionali sono giocatori che pensano di poter giocare come io e tutto il mio staff, e tutto il staff delle nazionali, a partire da Riccardo Trillini, consideriamo che sono giocatori che possono giocare ad alto livello, e lo sanno, sono consapevoli di questa cosa, quindi non hanno paura di mettersi in competizione con tutti i ragazzi europei, perché ci hanno giocato contro, perché li hanno battuti, perché hanno potuto cimentarsi e capire che non è che in Italia, chi nasce in Italia non sa giocare a pallamano, è tutta una questione di organizzazione, di capacità di metterli in condizione di fare il meglio. Quindi su questi ragazzi sono per me fenomenali dal punto di vista mentale, e io mi auguro che o in Italia, come sta succedendo, o all'estero, in pochissimo tempo diventino trainanti, e lo sono già secondo me in tanti club. Quindi io adoro questa mentalità di questi ragazzi, e forse proprio questo, riagganciandomi un pochettino al movimento femminile, forse una delle prime cose che vogliamo cambiare, che possiamo provare a inserire, è questa mentalità di non sentirsi perdenti, perché dobbiamo farla crescere, perché i nostri ragazzi non si sentono mai sconfitti in partenza e non accettano la sconfitta, e questa è una cosa bellissima. Gigi, questo è un argomento caldo, no? Cioè, ci era piaciuto anche con Marco Visintin l'altra volta, chiaramente l'avevamo analizzato anche sotto un'altra sfaccettatura, perché Marco è un giocatore e Beppe invece è un tecnico, però che dici tu, che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto l'idea che quando, mentre Beppe ripercorreva quelle tappe, quegli anni della fine anni 90, io ero uno di quelli che era comodamente seduto su quello shuttle pronto a partire, con le cinture allacciate, un po' come tutti quelli che vivevano la pallamano italiana ad alti livelli in quel periodo, e poi improvvisamente sul conto alla rovescia, sul countdown, si sono spenti i motori, e quindi quella delusione ce la siamo portati dentro per tanto tempo, perché poi quell'esplosione non c'è mai stata, e le aspettative erano oggettivamente altissime. Per quanto riguarda, e mi ricollego anche a quello detto la scorsa volta con Visentin, rispetto alla qualità assoluta e relativa dei ragazzi, assolutamente sì, cioè tuttora ci sono ragazzi validissimi, ragazzi che hanno voglia di vincere, ragazzi che hanno capito e sanno perfettamente di poter competere anche a livello europeo. Quello che secondo me manca, o meglio, non è che manca, una delle differenze rispetto ai ragazzi degli anni 90 è probabilmente la possibilità di esprimere una pallamano giocata quotidianamente nei palazzetti delle proprie realtà, accanto a giocatori di altissimo spessore, accanto a stranieri, accanto a italiani nazionali che comunque
portavano l'esempio nel palazzetto, senza la necessità di prendere voli, senza la necessità di andare su YouTube, che neanche c'era, li avevi lì in carne ed ossa e ti potevi ispirare quotidianamente a, ti potevi anche confrontare quotidianamente con tantissimi giocatori in carne ed ossa, perché in quel tempo in Italia c'erano tantissime eccellenze reali della pallamano giocata. Mi verrebbe troppo... Che ne pensi, Peppe? Mi verrebbe troppo facile da chiedervi a tutti e due che cosa abbiamo sbagliato poi a un certo punto. Perché se c'era questo shuttle e poi non è partito. Va bene, io su questa cosa non rispondo. No, certo. Non voglio entrare in altre parti. Giusto, che giusto. Quello che ha detto, non che non mi competono, su cui non lo voglio esprimermi, non è che non mi competono, perché tutti noi che siamo della pallamano in realtà abbiamo un'idea, certo, siamo fatti un'idea. No, su quello che diceva Gigi, io penso che sì, come è vero che c'erano questi miti sul campo. Io ti faccio un'esperienza di Bologna. Noi non avevamo il mito sul campo, lo abbiamo creato il mito sul campo, perché siamo andati a prendere Marcello Montalto, che era un ragazzino che aveva 19 anni, e insieme a Marcello Montalto abbiamo messo insieme vicino altri ragazzi, sempre che venivano dalle selezioni giovanili, che venivano, e attraverso questo crescere insieme siamo diventati una realtà importante della pallamano italiana. Quindi è vero che se tu c'hai Massotti o Fonti o Tarafino del tempo puoi crescere meglio, ma se tu hai il campioncino, il talento, se tu riconosci il talento, li metti insieme, i livelli possibili di lavorare insieme, perché è importante lavorare insieme e non solo vedere il giocatore super? Perché devi avere in allenamento le condizioni per migliorarti. È inutile pensare che ci sia Pinco Pallino, il migliore, o straniero, italiano, degli allenatori, se sei con 5-6 giocatori e basta. Se hai 15-16 giocatori, l'allenatore può veramente lavorare, se questi giocatori sono di un certo livello, che ti consentono in ogni allenamento di incrementare la competitività, le esigenze, le richieste tecniche. Quindi ci sono tanti maniere per arrivare a farli crescere giorno per giorno. Quella che ha detto Gigi è assolutamente bellissima, è assolutamente corretta, ma io penso anche che proprio la povertà organizzativa sia quella di non poter mai avere dei roster completi. Ecco, se tu non hai un roster che di 15-16 giocatori, gli allenamenti fai fatica a farli veramente belli, al di là della bellezza dell'esercizio, veramente proficui. Assolutamente. A proposito di bivi, di momenti da non fallire, di momenti che possono cambiare poi uno scenario, secondo te, Beppe, Italia-Bielorussia è un momento così pesante, così importante nel cammino, nella storia recente della nostra pallamano? Io penso che sia paragonabile solo a due partite con cui ci siamo giudicati per i mondiali. Sono state quelle con la Slovenia a Trieste e quelle con l'Austria a Innsbruck. Noi abbiamo una grande possibilità, abbiamo dimostrato con il lavoro di Riccardo, dello staff, ma insomma la filosofia di Riccardo di portare l'Italia a giocare sui livelli delle altre nazioni come modo di gioco, come modalità di intenzione di giocare, ci ha portato a non avere paura di giocare con nessuno. Siamo andati prima in Lettonia, avete visto la partita, e poi in Bielorussia ce la siamo giocata veramente con squadre che hanno appena fatto gli europei. E quindi abbiamo questa chance in casa, che non è una chance molto più forte di quella che abbiamo avuto in Bielorussia, perché non abbiamo il pubblico, perché veramente in questo momento, se avessimo avuto il pubblico, io credo che l'Italia intera, la pallamanistica si sarebbe unita a noi per fare questo sforzo. Però sappiamo, siamo consapevoli giorno dopo giorno che noi ci possiamo giocare a questo livello. Non sto parlando del livello di quelli che vincono gli europei, i mondiali, ma di quelli che giocano sì. E credo che questa sia una grande chance, i ragazzi ne sono consapevoli, noi come siamo consapevoli, e vorremmo sentire quella, la parola bellissima, la FLAS di cui parlava Gigi prima, lo vorremmo sentire dietro di noi, come io ti posso dire quando eravamo con l'Under 18 in Bielorussia, sentivamo giorno per giorno crescere l'affetto di tutti quanti quelli che hanno la pallamano, e i ragazzi giocavano
c'è qualcosa in più che vincere le singole partite, e speriamo di ripetere questa cosa anche con la denuncia. Gigi. Io mi soffermerei, chiaramente condivido quello che ha detto Beppe, ma mi soffermerei soprattutto sulla penalizzazione nei nostri confronti che ci porta il rinunciare al nostro pubblico. Io ho negli occhi chiaramente quella che era una delle onde perfette, che è stata la partita contro la Repubblica Slovacca, contro la Slovacchia in casa a Faenza. Quella è un esempio di costruzione di energia positiva, di trasmissione dagli spazi, di vicinanza di tutto il mondo della pallamano ad una nazionale in costruzione, giovane, che ha tantissime qualità e opportunità, e tutti remano in una direzione. Chiaramente quell'esperienza è stata poi coronata con una straordinaria vittoria, e quindi non può che essere un volano, uno stimolo, una possibilità come dire, per poter ricreare, ripartire e risalire la china. Ovviamente, per cause di forza maggiore, uno degli aspetti fondamentali, cioè il calore, la vicinanza del movimento, la fisicità del movimento della pallamano italiana accanto a questi ragazzi che ne hanno oggettivamente tantissimo bisogno, è un punto a nostro sfavore. Beppe, grazie mille. Matteo, a te, a Gigi, intanto mi fa sempre piacere parlare di pallamano con te, con Gigi e con tutti quelli che amano questo nostro sport, quindi grazie a voi. Grazie. Questa è la nostra pallamano virale, questo è il virus che ci attanaglia esatto, ormai, esatto. Sin da sempre, condividiamo e non vogliamo essere vaccinati rispetto a questo virus. Grazie Beppe, grazie mille. Grazie a voi, ciao Beppe. Eccoci qua Gigi, siamo tornati, siamo io e te, e non ti preoccupare che con la Bielorussia la cuffia è tutta per te, ti aspetto. Ma sì, ma ce la condividiamo amichevolmente io e Beppe, e ci palleggiamo questa esperienza che è sempre straordinaria, cercando di dare ognuno di noi una mano a te, perché poi chiaramente sei tu il timoniere e sei tu che dobbiamo coadiuvare, quindi finché non ci cacci da quella poltrona accanto a te ci saremo noi. Speriamo di poterla raccontare sempre più spesso e in eventi sempre più importanti, e niente, forza azzurri, e questo è tutto. Grazie Gigi per questa settimana. Ciao Matteo, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo su Spotify e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, però ci vediamo giovedì 29 aprile su Sky Sport per Italia e Bielorussia. Buona pallamano a tutti, ciao! Da Matteo Andamonte e Pierluigi Di Marcello, un caloroso saluto alla conclusione, al microfono dei pali. Ma questo è un gol incredibile!